Dottoressa, un messaggio importante, quello di donare, ma soprattutto un aspetto fondamentale, quello di farlo durante la settimana. Serve un flusso continuo per le esigenze del centro trasfusionale, dell'ospedale, ma possiamo dire dei cittadini stessi. Sicuramente, buongiorno a tutti, sicuramente perché durante la settimana l'affluenza al centro trasfusionale, oserei dire molto esigua, cioè 4-5 donatori al giorno, non consentono di avere una periodicità e una costanza nel lavoro quotidiano nostro. La domenica riusciamo ad essere un po' più fortunati perché le associazioni di volontariato ci vengono incontro, ci aiutano, ci danno una grossa mano perché convocano i donatori e inviano i messaggi ai donatori. Anche su Brindisi vengono fatti quotidianamente, però purtroppo devo dire non c'è tutta questa affluenza. Vorrei sapere il perché, mi piacerebbe sapere e accetto qualsiasi consiglio e qualsiasi cosa che ci possa ovviamente aiutare a modificare questo andamento, Lei si insomma. rivolge soprattutto ai giovani? Io ai giovani e giovanissimi, perché sono loro che dovrebbero capire che è importante salvare una vita, è importante pensare di aiutare il prossimo, non dobbiamo essere presi solo dalla vita nostra, intesa come quello che noi facciamo. Pensiamo anche a chi non sta bene, a chi ha bisogno di mezz'ora, di un'ora del nostro tempo per poter condurre una vita normale come la conduciamo anche noi. Pensiamo ai bambini piccoli, pensiamo all'utin, i neonati, quelli che purtroppo hanno avuto quella sfortuna di aver bisogno già da piccoli di sangue o di parte degli emocomponenti del sangue che derivano tutti ovviamente dal sangue, una sacca di sangue la si lavora e suddivide, eccetera, eccetera. Insomma, un argomento un po' troppo.